signori, buonasera, benvenuti alla presentazione del volume La Forma Nuova da Vescovio, per lavoro stato per gli studi sulla Maior Ecclesia San Francis, dell'editore Campo Pisano. Abbiamo oggi presenti due dei curatori, Alessandro Petori e Francesca Ricordari, che sono funzionari della Superintendenza le arti, archeologia e paesaggio per la città metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, denominazione di fresca nascita. E dunque, il volume è l'esito degli atti del convegno che si è svolto nel 2018, esattamente 3 anni fa, perché l'ottobre, proprio presso Forum Nuova, devo dire con un'organizzazione eccellente da parte della Superintendenza e di ospitalità da parte del Vescovo, qui facevo parte del pubblico in quell'occasione. È stato molto interessante perché ha consentito di raccogliere una quantità di dati che nel corso degli ultimi 40 anni si erano acquisiti attraverso varie forme, che poi ci parleranno i nostri funzionari, e che anche poi grazie a degli interventi recentissimi che erano stati eseguiti a ridosso del convegno, ci hanno portato ad avere una conoscenza più articolata di tutta la storia dell'insediamento. Ricordo brevemente che era un luogo interessante, un luogo importante del nostro territorio, perché era un luogo che poi dopo che la scelta dei Romani come sede di organizzazione del territorio, ma era già frequentato che aveva delle caratteristiche topografiche particolari, cioè un luogo di pianura probabilmente già frequentato dalle transumanze, dall'età preistorica, che era facilmente raggiungibile sia da un diverticolo della via Flaminia che da un diverticolo della via Salaria, corrispondente più o meno alla nostra 313 attuale. Quindi un fulcro importante dove avvenivano i mercati prevalentemente, il mercato del bestiame, soprattutto delle pecore, e che quindi per questa serie di motivi diventerà poi la Terra Romana un epicentro non insediativo. La gente ha continuato nell'età protostorica, in età sabina, diciamo dal VI al IV secolo, in età romana, a vivere in uno spazio, come più o meno facciamo noi adesso, a parte chiaramente questa rivoluzione urbanistica che c'è stata poi nel Medioevo con il castellamento, ma in realtà diciamo noi siamo ancora eredi di quella modalità di abitazione del territorio. Quindi adesso io do la parola innanzitutto alla dottoressa Ricordari, che ci racconta come è stato concepito, perché è nato la sede del convegno e come poi si è arrivati alla pubblicazione del volume. Buonasera a tutti, grazie per averci invitato a questa manifestazione, per darci la possibilità appunto di parlare di questi atti della giornata di studi da Forum Nuovo a Vescovio, giornata che, come ha detto chi mi ha preceduto, è stata appunto tenuta nel 2018, era il 27 ottobre del 2018, e nacque con l'idea di fare appunto della situazione sugli studi in tutta quella che è l'area di epoca romana di Forum Novum e poi successivamente in seguito l'età medievale di Vescovio con la chiesa di Santa Maria della Lode. La giornata di studi nacque per idea dei miei colleghi funzionari, in particolare Giuseppe Cassio, che oggi non può essere presente ma che porta i suoi saluti, che è il funzionario storico dell'arte responsabile di tutta la provincia di Rieti, e poi qui presente Alessandro
Antoni, che invece è il funzionario archeologo responsabile del comune di Torre Zabbina, dove si trova appunto l'area di Forno. La giornata nacque con un'idea ben precisa: fare il punto della situazione sia dal punto di vista archeologico che dal punto di vista storico-artistico. Quindi l'innovazione è stata proprio quella di creare un'interdisciplinarità tra le varie materie, coinvolgendo archeologi e storici dell'arte della sovrintendenza, ma anche archeologi legati al territorio e studiosi legati al territorio, proprio perché ognuno potesse mettere a disposizione le conoscenze in maniera tale da rendere l'argomento il più completo possibile. Poi in realtà con la pubblicazione del volume ci siamo resi conto che bisognava ampliare ulteriormente le conoscenze che erano state presentate e sono state coinvolte altre figure disciplinari, come per esempio i restauratori, in maniera tale da rendere il tutto ancora più completo. D'altronde il volume è il frutto un po' di quella che è la missione delle nuove sovrintendenze che sono state istituite da pochi anni nell'ambito di quello che prima era il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e ora il Ministero della Cultura, per cui la denominazione che ormai portiamo da qualche anno è quella di sovrintendenza archeologia delle arti e paesaggio, proprio perché si ritiene che le singole discipline, ovvero l'archeologia, la storia dell'arte, l'architettura, la parte che si occupa di paesaggio, il settore demo-antropologico, non debbano più lavorare isolatamente, ma lavorare congiuntamente. E quindi, proprio come noi andiamo avanti nello studio dei luoghi in questo modo, allo stesso modo è stato appunto concepito il volume. Io devo dire la verità, su questo lavoro mi sono inserita, diciamo, un po' in un secondo tempo, perché il 27 ottobre del 2018 ero stata appena assunta in sovrintendenza e quindi ho vissuto tutta la giornata, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, per far sì che il più possibile si diffondesse la notizia della presentazione di questi studi, proprio per l'importanza che potevano avere nel territorio, per cercare di avvicinare il più possibile le figure ministeriali che lavorano appunto nelle sovrintendenze con il territorio, per poter creare un dialogo in un'ottica di valorizzazione di tutto il territorio. Ed effettivamente questo è stato il primo passo, il successivo, poi me ne parlerà il mio collega Alessandro, sarà quello di rendere fruibile l'area di Forum Novum regolarmente, mentre il santuario di Santa Maria della Lode è regolarmente aperto, è stata creata una splendida oasi di pace dove ci si può anche ristorare, ma ancora la sistemazione appunto dell'area archeologica, che ormai è sostanzialmente pronta e che potrà rendere il luogo completo sotto tutti i punti di vista, in maniera tale appunto da sviluppare l'interesse storico-artistico ed archeologico. Per quanto riguarda il volume che abbiamo appunto curato insieme, si è cercato di rimanere il più possibile fedeli agli interventi che erano stati presentati all'epoca, però appunto con l'aggiunta di quelle parti che magari non erano state approfondite l'ultimo momento. E abbiamo cercato da un lato appunto di presentare quelli che erano i risultati degli studi, dall'altro, se nel frattempo ci sono state nuove scoperte archeologiche, novità, di metterle insieme in maniera tale che il libro potesse diventare un punto di riferimento sull'argomento. Contemporaneamente c'è da dire che questo libro è l'iniziatore di una collana di sovrintendenza, edita appunto da Campisano Editore, che ha l'intento di promuovere e valorizzare tutto il territorio della Sabbina. Non è un caso che l'abbiamo intitolata Sabbina Nova, proprio perché deve in qualche modo coprire tutta la zona di cui ci occupiamo in questo momento, e se appunto da Forum Novum a Vescovio è stato il primo felice numero, è proprio notizia recentissima di quei giorni fa che è uscito il secondo volume della collana, che potete vedere anche in uno degli stand esposti, che è quello dedicato al restauro dell'annunciazione del Sasso Ferrato di Casperia, che poi sarà presentato al pubblico venerdì 12 novembre alle 17 a Casperia. Per quanto riguarda proprio i contenuti del libro, lascio la parola al mio collega Alessandro Cotori.
possiamo mettere nella pagina 114. Allora, io chiedo ad Alessandro di provare a fare una storia del sito nella mezz'ora che abbiamo a disposizione. Noi siamo archeologi, quindi rischiamo di incentrarci troppo sull'area di epoca romana, ma invece si vorrà parlare un pochino anche appunto della sede episcopale e degli edifici annessi. Prego, Alessandro. Intanto preciso che la menzione dell'Oasi di Pace non era una pubblicità per il ristorante, perché, però effettivamente per anche quello, devo dire per far condicio che hai aperto pure Dario. Diciamo che siamo su una sorta di diagonale, partendo da Fara in Sabina, Passo Curese, l'antica Cures, passando per Poggio Mirtito, il Pendiscopio porta a Magliano. Poi la diagonale che nel corso dei secoli ha nutrito, innervato di sé la storia, poi il patrimonio monumentale, artistico, archeologico della Sabina di Berina. Come diceva la collega, l'idea di questo convegno è nata proprio da una felice collaborazione tra diverse professionalità. Senza il collega Giuseppe Cassio, che ha avuto proprio l'idea di fare questo convegno, nonostante poi non ci fossero dei lavori sul patrimonio storico-artistico di Vescovillo, e senza quell'apporto, soprattutto in fase di elaborazione del volume da parte della collega Francesca Giordani, questo volume non avrebbe avuto la luce, non avrebbe visto la luce. E diciamo che la gestazione di questo volume è durata abbastanza, perché ci abbiamo messo circa 2 anni, ci siamo molto dedicati per diversi mesi, approfittando del primo lockdown dell'inizio del 2020, e finalmente ha visto la luce nei primissimi mesi del 2021, anche se è datato 2020. Quindi l'abbiamo già presentato a Roma e speriamo di poterlo presentare a Vescovillo per dare una sorta di suggello all'attività che abbiamo intrapreso sul sito archeologico di Forno Nuovo, che aspettava da molti, troppi anni, degli interventi da parte della sovrintendenza. Questi interventi stanno durando tuttavia più della gestazione del volume, perché sono iniziati nel 2017, quindi circa un anno prima del convegno dell'ottobre del 2018, e non si sono ancora conclusi. Questo sia perché ci sono stati diversi finanziamenti, sia perché abbiamo avuto un po' di lungaggini, ma posso annunciare che il lavoro fondamentale che ci prefiggevamo all'inizio di questa impresa, cioè la sostituzione delle coperture dell'area archeologica di Forno Nuovo, è stata finalmente condotta a termine. Diciamo che avrei voluto portarvi delle foto, qualcuno di voi le ha sicuramente viste, queste nuove coperture, che sono anch'esse perfettibili, e tra l'altro il lavoro deve essere ancora ultimato in alcuni particolari. Tuttavia, un anno fa la sovrintendente Laura Refice, nel frattempo è andata in pensione, ha ottenuto un ulteriore finanziamento, quindi questi lavori sono una sorta di tela di Penelope, ma finché ci sono finanziamenti, soldi ed energie per spendere, è bene. E questo PowerPoint molto scarno era stato elaborato per la presentazione che c'è stata la scorsa estate a Roma, ed era stata elaborata dal professor Gianluca Gregori, che è un insigne epigrafista che insegna all'Università di Roma. Ecco, mandiamo avanti le slide, parlerò un po' più che della storia di Forno Nuovo, molti di voi conoscono approfonditamente, dei personaggi, perché in quella della Sabina di Berina a Torri, per un caso fortunato, si sono incontrate tante professionalità e anche tante esistenze, per così dire, perché per un caso particolare,
comune di Taranto, Corriere Sabina, e nei dintorni hanno delle case e hanno delle frequentazioni ormai più che trentennali, ed alcuni anche l'origine proprio della loro famiglia, di insegni studiosi che nel corso del tempo si sono, diciamo, spesi e molto hanno studiato sul patrimonio culturale della Sabina di Berlino. In particolare Giorgio Filippi, che è originario di Torre Sabina, la sua famiglia di Collevecchio, il professor Quarelli, come sapete, uno dei principi archeologi italiani, che quest'anno ha festeggiato gli 85 anni in ottima forma e ancora attivissimo. E poi il professor Vincenzo Fratto Nicolai, che è un insigne studioso del Giappone cristiano. Un caso fortuito ha voluto che a questo territorio io debba la mia vita familiare, perché mia moglie è di San Emiliano, che è paese vicino. Quindi mi sono speso anche molto per motivi personali su questo territorio, inutile nascondere. Cerco di fare, diciamo, anche naturalmente il mio dovere per il resto del territorio, che è molto vasto, che mi è stato affidato, ma effettivamente per Vescovio ho una particolare affezione. Il Vescovio, tutto sommato, meritava degli interventi che erano indifferibili, poiché gli scavi di Vescovio, come quelli di Montebuono, di Contanello, l'inizio di quelli di Città di Gale e tanti altri in Sabina, addirittura Torrita di Amatrice, sono tutte aree archeologiche che sistemate. La sovrintendenza allora del Tira del Lazio, nella prima metà degli anni 70, con Maria Sant'Angelo, che era allora ispettrice, che è andata in pensione nel 76, se non sbaglio. Quindi praticamente tanti lavori, poi continuati con gli stavi, eccetera, sono stati impostati ormai 50 anni fa. E alcuni sono rimasti a quel livello, nel senso che non ci sono stati dei cambiamenti sostanziali. Per esempio, oggi abbiamo aperto l'area archeologica della villa degli Aureli Conti a Contanello, e anche lì, per fortuna, riusciremo nei prossimi anni a sostituire queste coperture ormai obsolete, no? Che effettivamente, insomma, questi siti archeologici così importanti non meritano, perché ormai sono veramente estetiche, non più funzionali. Ecco, se volete andare avanti, oltre che da questa fortunata coincidenza della presenza di tutti questi colleghi, poi dall'arricchimento che ci hanno dato anche le figure del signor Leggio e Marco Pondore, questo convegno del 2018, come dicevo, è venuto fuori anche perché abbiamo intrapreso dei lavori di restauro molto importanti, che hanno riportato al loro primitivo splendore i pavimenti e gli affreschi dell'area archeologica di Fornovum. Vedete questo pavimento di una delle celle del tempio tripartito, che non era stato in realtà, da quando era stato staccato e rimontato, neppure più mantenuto, e non era stato mai affrontato neppure il restauro della partitura di quella di Cavalità, che era un bel affresco di marmo Lidea, che risale come il pavimento ai decenni centrali del primo secolo avanti Cristo. Avanti. Ecco, questo è un particolare dei lavori di restauro, di reintegrazione, fino ai lavori del 2018 non c'era stato un tentativo di rendere, diciamo, unità di questo mosaico che era stato lasciato, come vedete, sulla sinistra. Invece adesso l'unità è stata ricostituita, non il mosaico, ma l'istituto, diciamo. E quindi la cella di questo tempio si mostra, diciamo, tutto il suo splendore, essendo assai ben conservato. La prossima. Ecco, e una novità è che abbiamo messo in luce, abbiamo anche dotato di una copertura, un nuovo mosaico che è stato tirato fuori da Giovanni Albino alla fine degli anni 80 e era stato diseppellito e di conservazione. Adesso lo abbiamo
ritirato fuori, restaurato, parte staccato, rimontato su supporti non più, diciamo, solidi come quelli utilizzati per i vecchi restauri, e rappresenterà, diciamo, una novità importante, un'attrazione importante per gli studiosi, speriamo anche per i turisti. La prossima. Ecco, vedete in che stato stava, è la testimonianza più antica monumentale che abbiamo del sito di Forum Novum, perché esso risale a circa 100 anni di Cristo. Forum Novum venne costituito come un municipio nei decenni successivi, probabilmente attorno alla metà del secolo, primo secolo avanti Cristo, ma esisteva come centro almeno dai decenni finali del secondo secolo avanti Cristo. Aveva preso un posto a metà del secolo, del secondo secolo avanti Cristo, dell'Oppidum Sabino di Porto Sommavilla, e proprio all'Oppidum di Porto Sommavilla, alle sue truppe, è dedicata a una, diciamo, degli interventi in appendice a questo volume di Magda Cantù, una studiosa di archeologia italica che si dedica proprio allo studio dei Sabini, in particolare su una tomba dove c'è stato un momento importante proprio negli stessi quasi giorni, diciamo, del convegno, poche settimane prima. E sono lieto di annunciarvi che il Comune di Colle Vecchio, con un finanziamento regionale, ha diciamo, realizzato il restauro di questa tomba, che era la tomba 4 della necropoli di Tesale Tosti a Colle Vecchio, anche l'anche dotata di un accesso, di un percorso, e nei prossimi mesi sarà un'altra delle novità dell'archeologia, dell'offerta culturale e turistica della Sabina di Berina. Quindi avere una delle tombe di Poggio Sommavilla, che sapete che hanno dato tanti bei materiali, che sono sparsi in tutti i musei del mondo, anche oltre a Cerco c'è una famosa freschetta con l'iscrizione Sabina, Museo di Boston, ma sono anche i musei italiani, Firenze, a Parma, molti sono vicini, diciamo, al Museo di Vieti. Quindi si potrà visitare una delle tombe monumentali di Sabina di Poggio Sommavilla. La prossima. Ecco, gli studi poi topografici su Poggio Sommavilla, su Forum Novum, sono stati affidati in questo volume insieme a dei centri sulla topografia dell'area su cui il municipio romano si impiantò, a Giorgio Filippi, che è diventato in questi giorni proprio ispettore onorario per tutta la Sabina di Berina, o meglio per il territorio di Forum Novum. Quindi molti di voi lo conoscono, hanno anche, diciamo, relazioni e rapporti con lui. Considerate che la sovrintendenza è affiancata anche da tanti appassionati, studiosi e colleghi che, resisi disponibili ad una collaborazione con le istituzioni, possono regolarmente supportarlo sul territorio. Ecco, avanti. E lo studio di Giorgio Filippi presenta delle novità anche importanti, come la presenza nel sito di Sedici, che si sapeva essere un sito con delle origini, una particolare connotazione, diciamo, archeologica, di un vicus, cioè il territorio di Forum Novum era chiaramente, come ancora, connotato da una, diciamo, dalla presenza di molti centri abitati. Forum Novum era un piccolissimo abitato ed era dotato degli edifici di spettacolo, della basilica, dei templi, e le persone però che abitavano le vostre terre, come al giorno d'oggi, erano divise per piccoli paesini, forse non arroccati tutti come sono quelli, diciamo, che si sono formati dall'alto medioevo ad oggi, ma piuttosto, diciamo, erano siti sparsi, così, casati, comunque piccoli villaggi, perché agli antichi era chiaro come i Sabini vivessero ubicati, cioè proprio divisi per vici, quindi per piccoli villaggi. Strabone dice come donne, cioè per comari, che è la stessa cosa in greco. E quindi praticamente questa iscrizione, oltre che per diciamo, la comunità che rappresenta, è stata trovata in una cantina del
del centro storico di Sieci, rappresenta anche una singolare conferma a questa caratteristica dell'abitato sparso che caratterizza la Sabina di Berina ancora oggi. Avanti. Qua siamo tornati diciamo al mosaico di prima, perché poi la presentazione del professor Gregori era molto, molto breve. Avanti. No, non continua, ecco, questa era nell'intervento di Giorgio Filippi e sono nell'iscrizione famosa secondo me di Publius Faianus Plebeius, che parla di tutta una serie di opere che lui realizzò per il municipio di Forum Novum, e a partire diciamo dalla conduzione di un acquedotto di cui restano ancora sul piano Maravecchia. Ultimamente sui bordi dell'Aia abbiamo recuperato una metà di un grande lago, una vasca in calcare, che sembra confermare proprio che lì passasse questo acquedotto e vi fossero le fontane di cui parla questa iscrizione, un esemplare della quale è all'interno dell'antiquario lì a Vescovio, un antiquario che è chiuso da troppo tempo, non sappiamo. Avanti. Ecco, ancora dei particolari di come si presentava il mosaico, che ho fatto vedere restaurato prima, con una foto che è stata presentata dal professor Bonocore, che in questo periodo sta lavorando alacremente al supplemento del corpus iscrizione latinale relativo alla Sabina. Nei prossimi mesi avremo anche un'insigne opera pubblicata dall'Accademia di Scienze di Berlino, che è lo stesso ente che pubblicò il corpus nella seconda metà del XIX secolo sotto l'egida di Theodor Mommsen. Avremo un aggiornamento scientifico delle attività epigrafiche latine della Sabina. Ancora? Ecco, qui arriviamo all'epoca paleocristiana. Prima ho citato mia moglie, ho citato Alessandro, che ha presentato uno studio su degli importanti materiali paleocristiani che vengono dai resti della villa romana di Verità Morella, casa cantoniera di Magliano Sabina. E insieme a Marta Greco, mia moglie ha ripresentato questi materiali che sono importantissimi, perché sono le ultime antefisse finte di cui abbiamo notizia nell'antichità e rappresentano il principe degli apostoli, San Pietro. Sono dei materiali di un'importanza capitale e anche questi spero che possano ricevere un'adeguata valorizzazione sia nel polo museale, che ho la speranza, ma l'intenzione è dire troppo, venga creato o ricreato a Vescovio, sia spero nel museo che il Vescovo di Sabina ha creato notevolmente all'interno del palazzo Vescovile qui a Poggio Cristino, sempre molto importante, perché sono dei materiali che si affiancano ai sarcofagi provenienti dal lago di Forum Novum, un frammento di quali tra l'altro proviene proprio dal paese che mio moglie Stimigliano, dalla chiesa di San Valentino, ma è particolarmente caro, non vi voglio diciamo ancora parlare di fatti miei, ci siamo sposati di quindi mi è particolarmente caro. Ecco, insieme a questo contributo che è uscito da Alessandro Magdalena, poi c'è stato un magistrale contributo della strutturazione della cristianizzazione dei campani da parte del professor Fiocchi Nicolai, di cui sono stato allievo nel Pontificio Istituto di Teologia Cristiana ormai troppi anni fa. Diciamo che una cucitura poi realizzata da Tarsù. Andiamo avanti il PowerPoint, che forse potrebbe ecco. Questa è un'immagine un po' metafisica, però vi spiego. Ecco,
diciamo che è una crocitura poi tra gli aspetti archeologici, gli aspetti storici, poi legati al patrimonio artistico medievale e moderno, la condotta del Silvio Leggio che ha dato la cronotassi, cioè praticamente la lista con la successione dei vescovi che sapete si succedono prima alla guida del vescovato di Forum Novum e poi con l'unione di Forum Novum alla diocesi monumentale che si era diciamo arricchita nel territorio di Curessa, diventano vescovi di tutta la Sabina. Sapete che la Sabina, di cui insomma appoggio il dedo, è sede vescovile, è una delle diocesi credo più grandi d'Italia, insomma credo che sia anche questo un vanto importante per Poggio Mirteto. E successivamente c'è la parte dedicata alla storia dell'arte, che non è compresa, credo, questo PowerPoint, però vi dico solo due parole. Sì. Ah, ok. Ecco, questa immagine è un condotto romano che sta, diciamo, nei pressi della Redoggio di Tornò, che è stato oggetto di un contributo di Cristiano Ranieri, forse molti di voi conoscono, che è un inesausto indagatore di tutti i municoli delle Sabine, non solo di Benina, ed è sempre in attività e leggendo le sue imprese, anche sulla cronaca, locale di vari giorni. Ecco, vediamo che cosa ha illustrato invece della parte medievale moderna. Mettiamo di nuovo il PDF e lo mettiamo a pagina 128. Sì, diciamo che i contributi sul patrimonio, artistico medievale moderno caratterizzante vescovile del santuario attualmente della Madonna della Lotta, poi il santuario della Madonna della Lotta, e sono negli atti del convegno preceduti da due pensi contributi sull'architettura e sulla storia dell'organismo architettonico che sono dovuti a due studiosi che sono sempre simpaticamente in polemica, diciamo delle idee anche un po' diverse, anche questo è importante perché fa progredire la ricerca, la discordanza delle idee, e sono Piero Erbisch e Fabio Betti. Il contributo di Betti, anche se meno ricco di notizie, chiarisce come la Chiesa di Vescovio fondamentalmente conserva in gran parte l'assetto alto medievale. Questo è molto importante perché dalle ricerche e da quello che era stato pubblicato sinora sembrava che fondamentalmente i rifacimenti creati e portati avanti nel basso medioevo avessero snaturato, e invece lui, soprattutto per l'area presbiteriale, dimostra che la cattedrale Sabina è ancora nello stato in cui si trovava dopo probabilmente le scuole di Saracena. Ecco, la conoscete tutti, non vi devo dire nulla, la monnave della cattedrale Sabina ha queste pitture della fine del 200 che i colleghi storici dell'arte hanno illustrato da Paolo. Su di essi si sofferma soprattutto Tomei, che è uno dei maggiori studiosi Piero Cavallini della cultura artistica della Roma del XIV secolo, del XIII-XIV secolo, e poi due colleghi di sovrintendenza molto bravi e valorosi che sono Riccardi e D'Attanasio, che si concentrano, Riccardi, sulle pitture della cripta, soprattutto di quelle della parte inferiore della confessione e dell'altare a blocco, che sono comunque databili decenni passati dall'alto al basso medioevo, probabilmente attorno al 1100. E invece D'Attanasio fa dei confronti tra le pitture basso medievali di scuola cavalleriana e costante.
strade da Menti e altri cicli dell'Italia centrale, in particolare quelle, le pitture di San Pietro in Valle dell'Abbazia, famosa di Ferentino in Umbria. Possiamo mettere la immagine 122 e 123. Sì. Beh, diciamo che sicuramente loro conoscono molto bene queste pitture. Diciamo che lo studio in particolare della cultura dell'altare a blocco, che era stato intrapreso anche se da archeologa, da mia moglie Lucia D'Alessandro, è stato molto portato avanti da Lorenzo Riccardi, anche perché lui si è voluto avvalere delle osservazioni di Chiara Arrighi, che è una nostra restauratrice, che ha condotto una campagna fotografica di osservazione sul ductus delle pennellate, sulla realizzazione degli affreschi nella loro materialità veramente magistrale, e infatti scrive delle pagine molto sintetiche ma molto proprie, molto, molto precise sulle tecniche di realizzazione di questi affreschi, che sono tra le testimonianze più antiche della cultura sabina, diciamo, di quest'area della Sabina, e insieme a quelli di Contanello sicuramente tutta l'area sabina. Non so se andare avanti. Sì, ecco, queste sono le pitture della confessione, forse sono meno diciamo, presenti, San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista, compagnato mistico, e quella cavità erano le reliquie dei martiri florovani, di cui dopo le varie vicissitudini che c'erano nulla rimane, non rimane nulla neppure fondamentalmente del loro culto. Perché poi la chiesa di Vescovio già nell'alto medioevo era stata dedicata alla Vergine, e diciamo il culto della Madonna ha preso il sovrappiglio su quello dei martiri di Foronovano, è vero che poi la chiesa attualmente si trova intitolata alla Madonna della Lode, e proprio all'icona che è stata per lungo tempo sottovalutata, anche le persone del luogo parlandoci pensavano che fosse una copia, invece questa grande tavola è un'insigne testimonianza della pittura dei primi decenni del Cinquecento, fatta realizzare da un vescovo di Sabina che è uno dei tanti papi mancati della storia, questo Bernardino Carvajal, che fu un'insigne personaggio dei decenni finali del 400, dei primi due del 500, che in diversi contrari rischiò di diventare papa, ed è stato per esempio anche quello che ha fatto realizzare tutte le decorazioni tardo quattrocentesche della Basilica di Santa Croce a Roma, un personaggio di altissimo livello, in cui c'è l'immagine dell'icona della Madonna della Lode. Su questa tavola lui fece, lasciò traccia iscrivendosi, facendoci realizzare i suoi stemmi, diciamo, i suoi stemmi. Quindi sicuramente no, l'icona della grazia. Non so se non faccio. Vabbè, comunque insomma, tanto molti di loro la conoscono, quindi non c'è motivo forse di dilungarci. E quindi diciamo che questi atti del convegno di Vescovio, che sono stati curati poi dal punto di vista editoriale, di realizzazione dell'editore Campisano di Roma, 142. Come diceva la collega, rappresentano il primo numero di questa collana Sabina Nova. Spero che ci abbiano, diciamo, anche una certa circolazione sia tra persone interessate sul luogo, sia tra quelli che spero nei prossimi anni potranno visitare il sito di Vescovio. Ecco, quella della valorizzazione turistica rimane una delle questioni aperte, che è conseguibile soltanto con la piena collaborazione tra le varie istituzioni, gli enti locali, la diocesi, la sovrintendenza e le forze sul territorio, produttive, culturali e anche tutti
cittadini che devono assolutamente cercare di fare diventare questo patrimonio che non ci nascondiamo fino al secolo scorso, però fino all'inizio del secolo scorso erano ancora abbandonate, e dobbiamo dire che Vescovio, fino ai lavori fatti dalla sovrintendenza nei primi 50 anni del Novecento, era un luogo abbandonato, era destinato a crollare, a diventare una polvere. E i nostri avi lo hanno salvato, noi abbiamo il dovere di valorizzarlo perché è un sito di primordine dal punto di vista artistico, ecologico, culturale, e lo può diventare anche dal punto di vista turistico. Grazie. Se per pubblico ci sono domande, potete accomodarvi. Allora, il problema è questo, che
Questi comuni, che sono una dozzina, mettiamo adesso, ovviamente mi hanno detto che poi ce ne sono alcuni che entrano e escono così, nelle slide di loro si fa, e come Magliano ad esempio, danno una cifra piccola, però per un bilancio comunello magari di 500 abitanti, magari 2.000 euro non fa proprio. Però con questi 10, 15, 20 mila euro l'anno ci si fa purtroppo poco e nulla. Ultimamente si è puntato molto sull'aspetto della comunicazione multimediale, con dei risultati anche discreti, non so se qualcuno ha visto il sito, però questo sito fu promosso dall'attuale, diciamo, gestione del consorzio del Museo dell'Arte Romano. È un sito che già nel nome non cita fuori nome. Questo io glielo ho detto ai gestori, non faccio sempre nomi. Non è una buona cosa. È una buona cosa cercare di cambiare la prospettiva, da forma nuova, anche perché si tratta del museo territoriale dell'agro formale, quindi è una sorta di ecomuseo, cioè non c'è solo il sito monumentale forno, non dire solo, ma c'è tutto il territorio. Solo che se il territorio manca nel centro, la ciambella non funziona. Quindi questo è uno schiaffone a tutti gli amministratori locali. Sappiamo che la valorizzazione, la tutela dei nostri beni passa innanzitutto per le amministrazioni locali, quindi è una grandissima responsabilità. E... chiaro che fare la funzione di sovrintendenza non è facile, fare il sindaco, fare l'amministratore del comune è pure peggio, penso. Cioè, quindi... diciamo se avete piante e spartano lì. Però insomma, dando queste potenzialità, anche il nostro sindaco di Padre Mateo che è stato sollecitato, dando queste potenzialità sarebbe veramente un peccato non valorizzarle e non portarle a frutto. Prego. Innanzitutto ringrazio voi tutti per questa illustrazione. Io partecipai pure nel 2018, per cui mi ritrovo, insomma, poi vi ricordo ovviamente che siete super esperti, seguiti, insomma, certamente non è anche così semplice per chi magari non è un esperto della materia. È ovvio che, diciamo, queste ricchezze che sono nel nostro territorio vanno tutelate e ahimè, se non riusciamo a farlo da soli è assolutamente impossibile. Dobbiamo soltanto tentare queste sinergie tra enti territoriali, tra associazionismo, anche coinvolgendo le istituzioni sovra comunali, sovra territoriali. Io per esempio penso molto anche alla nuova riorganizzazione, no, degli enti territoriali, regioni, province e anche queste forme, diciamo, di consorzi associativi che in qualche modo cercano di sopperire a queste gestioni di beni che coinvolgono più, anche più comuni, che comunque hanno una ricaduta su più comuni. È ovvio che il bilancio dei comuni veramente è un grido di dolore, o al di là del foro romano, che magari poi mettendo ci può entrare o non entrare, non c'è mai entrato nell'associazione di fondo questo, ci hanno togli che secondo me sarebbe opportuno allargare anche ancora di più, perché più massa critica si fa e più si può tentare, sperare di riuscire a gestire cose di questo genere. È ovvio che il tema si abbatterebbe moltissimo e coinvolge una serie di tematiche, insomma, che vanno appunto da quello che è la cosa più sensibile, i bilanci dei comuni. È un grido di dolore perché quando, ecco, per esempio con lo smantellamento anche della figura della provincia, anche i comuni si vedono ancora più lontani da quelle che sono la gestione di certe funzioni per garantire i livelli minimi, diciamo, di assistenza e anche di, sì, diciamo, il livello di gestione del territorio nella sua complessità, nella sua generalità. Immaginiamo le strade piuttosto che gli edifici scolastici, piuttosto che tutto il comparto sociale, con delle fragilità, specialmente dopo questa emergenza sanitaria, che vengono
messe fuori. Poi diciamo anche lo stimolo a capire insieme a voi quali sono quelle forme diciamo, di ottimizzazione di una gestione di questi beni. C'è ad esempio delle esperienze dove vedo nella collaborazione della sussistenza solidaristica, l'associazionismo, cioè una forma di associazionismo volontario organizzato che può dare diciamo, una forma di supporto a questo tipo di gestione, il tentativo dell'adottare un monumento, adottare un luogo nel nostro territorio a cui ci teniamo particolarmente. E anche queste iniziative governative che hanno inteso dare delle facilitazioni nel finanziamento, nelle sponsorizzazioni per, diciamo, sia per la ristrutturazione sia per la qualificazione dei luoghi, ma in qualche modo si potrebbe pensare anche a un'organizzazione attraverso delle associazioni anche ONLUS supportate dalle istituzioni, dai comuni che possono garantire questo tipo di manutenzione e di fruibilità da parte delle persone e della gente. Cioè, io lo dico perché la nostra umile esperienza da amministratori diciamo, fa quadrare i bilanci senza calare continuamente sui cittadini è drammaticamente difficile, i bilanci sono sempre più magri. In un momento dove anche le difficoltà della gente, anche ad adempiere ai loro doveri verso le istituzioni, è sempre più difficile. Per cui si può provare, secondo me, a mettere insieme delle sinergie ottimizzando questa parte sia diciamo, l'interesse degli imprenditori a investire su queste iniziative, sia l'associazionismo, ovviamente con la supervisione e diciamo, il coordinamento degli enti che stanno sul posto. Grazie ancora, veramente complimenti per chi ha organizzato, perché l'interesse a questa iniziativa è veramente notevole. Grazie ancora e buona serata. Due parole, semplicemente perché ho portato due pubblicazioni che illustrano un po' il passaggio diciamo dalle sovrintendenze specialistiche a quelle miste. L'ultimo volume di Lazio e Sabina, forse qualcuno di voi ha partecipato negli anni fino al 2015, l'ultimo convegno si svolse nel 2015, è stato edito alcuni anni dopo. Poi questo volume invece è realizzato dalla sovrintendenza allora della Regione di Roma e la provincia di Viterbo, in cui diciamo la modella del paesaggio, il patrimonio archeologico si uniscono in qualche modo in una prospettiva unitaria. Chiaramente tra diciamo, un volume di studi archeologici no? di questo genere si va a perdere specialismo, scusatemi per la parolaccia. Tuttavia una prospettiva nuova è forse possibile, è forse quella che nell'unione delle varie specialità, storici dell'arte, archeologi e architetti, si apre una possibilità. E noi, nel nostro piccolo, anche nel 2018, con il convegno di Forno 9, di Vescovicolo, abbiamo realizzato accogliendo, diciamo, tutte le prospettive in un unico volume separate, ma se voi poi avrete la pazienza di darci uno sguardo avrete un'idea complessiva dello splendido patrimonio culturale del sito di Forno 9. Grazie. Allora, ringrazio i nostri curatori del volume, la dottoressa Ricordale e il dottor Petoni. Dell'associazione Vice del Museo per averci dato questa opportunità di parlare di questo volume e di questo luogo così importante per il nostro territorio. E grazie e auguri a Sabina Libri.